Momento, ecco qua. Allora, aspettate che qui come al solito c'è. Ok, ditemi se vedete la diapositiva da casa. Ci siamo, sì? Sì. Perfetto. Allora, vabbè. Oggi finiamo questo argomento qua, perché proprio. Io le diapositive io le ho fatte in un modo piuttosto, forse anche troppo complicato, per cui per carità ci sono anche troppe informazioni, però volevo condensare come ho fatto ieri, in modo tale che voi possiate gestire meglio questo argomento. Allora, riassumiamo. Velocissimamente, io riassumo sempre, mi dispiace, ma secondo me è utilissimo riassumere. Allora, abbiamo fatto cos'è un acido, cos'è una base, partendo dall'equilibrio dell'acqua. Abbiamo fatto che cos'è un acido debole, che cos'è un acido, una base, è un acido forte, e sì, una base debole, e abbiamo visto che quelle che erano le vecchie basi forti, in realtà oggi li chiamiamo gli idrossidi. Va bene? E abbiamo fatto, vi ho dato un'equazione finale, che poi è quella che vi interessa a voi, che vi permette di calcolare il pH. Quindi, se voi ricordate quell'equazioncina, basta e avanza per il tipo di prova scritta che sarà probabilmente a domanda multipla, dovrete affrontare. Poi, se volete andare a vedere più dettagli, ci penserete dopo. Quindi abbiamo già fatto quindi un certo numero di categorie di sostanze chimiche che influenzano l'equilibrio dell'acqua, perché alla fine queste sostanze perturbano l'equilibrio dell'acqua. In che modo? Immettendo nella soluzione acquosa o degli ioni H3 o più che vanno a sbilanciare il rapporto H3O più o H-, perché il nocciolo sta tutto lì, no? Oppure immettono attraverso un qualche meccanismo degli ioni OH- in acqua in modo tale da sbilanciare il rapporto H3O più H-, che nell'acqua pura, sapete, è esattamente uguale. Cioè le due concentrazioni sono esattamente uguali. Questo abbiamo fatto. Mi rimane da dirvi: quale altre sostanze possono variare il pH? E già ve l'ho accennato. E ho concluso la lezione di ieri dicendovi come si formano i sali. E oggi vi dirò il perché i sali sono così importanti. Perché sono proprio l'ultimo tipo di sostanza che può alterare il pH. E di cui avete già avuto un po' l'idea. Riassumo ancora cosa vi dissi ieri sulla reazione fra di formazione dei sali. Sui tutti i testi voi leggerete che per produrre dei sali bisogna far reagire un acido con una base. Il risultato di una reazione acido-base fra un acido e una base è un sale. Questo è quello che si legge su tutti i libri, ma ieri vi ho fatto vedere che in realtà sotto il meccanismo delle varie reazioni è un po' più complicato. Anzi, secondo me è anche più semplice. E quindi bisogna andare a vedere che cosa succede esattamente. E in questo modo arricchire il vostro modo di intendere queste cose. Io sono convinto che nelle scuole medie questo ve l'hanno detto. Un acido reagisce con una base per formare un sale. Non è così esauriente, secondo me, e ieri ve l'ho già accennato. Riprendiamo questo concetto in questa diapositiva. Quello che vedete qua è una tipica reazione fra un acido e una base. Ok? Prendete l'ultima riga. Sui testi, scritta in brevemente, ve la scriverebbero così.
Questa in particolare è un esempio pratico dove ho usato l'acido cianidrico HCN. Se volete divertirvi a fare la sua struttura di Lewis, fatela. Più l'ammoniaca. Abbiamo detto che l'ammoniaca è una base di Bronsted. L'acido cianidrico è, lo dice la parola, un acido di Bronsted. Va bene? Quando fate reagire l'acido cianidrico con l'ammoniaca, sui libri trovate scritta la reazione nel modo che vedete nell'ultima riga. HCN più NH3 reagiscono per produrre che cosa? Lo ione NH4+ e lo ione CN- che, uniti assieme in un composto ionico, formano quello che noi chiamiamo un sale, perché i sali sono dei composti ionici, che chiameremo cianuro d'ammonio. Quindi i libri vi diranno, se faccio reagire l'acido acido cianidrico con la base ammoniaca, ottengo il sale cianuro d'ammonio. Questo vi dico. Ma quello che capita è proprio quello lì? Cioè, questi due reagiscono, formano il sale e finisce, ed è tutto finito lì? No. Il sale, ieri vi ho detto, quello puro, quello che chiamerete cianuro d'ammonio, lo ottenete solo dopo aver evaporato l'acqua. Perché? E ve lo ricordo ancora qua. Quando voi mescolate l'HCN con l'ammoniaca, che cosa succede? Questi qui si corrono dietro e reagiscono e formano il sale? No! Fanno quello che devono fare. L'HCN è un acido? Di Bronsted? Non dico mai Lori, poveretto, cioè, ci sarebbe anche lui. Certo che lo è. E quindi quando lo sciogliete in acqua, che cosa farà? Farà l'acido di Bronsted. In particolare potrà cedere un protone all'acqua, vedete la prima equazione, per formare H3O più più CN meno. Qualcuno ha dei dubbi? Siete tutti d'accordo? Questo succede. Niente di nuovo. Nulla di nuovo rispetto a quello che abbiamo già detto. Come vedete che c'è la doppia freccia, quindi quella sappiamo già che è una reazione che a un certo punto si ferma e che sarà descritta da una certa costante di equilibrio. Kappa. Cosa fa l'ammoniaca? Fa la base debole. È una base debole. E quindi tutti sappiamo che quando noi sciogliamo l'ammoniaca in acqua, può accettare un protone dall'acqua per produrre la specie NH4+, che è lo ione ammonio, lo potete comprare dove volete, e siccome l'acqua perde un protone, resta il gruppo H-. Questo succede. Anche questo è un equilibrio che sarà descritto da una certa Kb. Fine della fiera. Finché tutto resta così, voi potete dire che in acqua, quando sciogliete HCN e NH3, avete la presenza di questi due equilibri. Volete calcolare la concentrazione degli H3O più finale risultante e degli OH meno? Dovete tenere conto di entrambi questi equilibri. E questi due equilibri contengono, vi ho detto l'altra volta, degli ioni comuni che non potete distinguere. Questo viene dall'equilibrio dell'acido cianidrico, questo viene dall'equilibrio dell'ammoniaca. Per esempio, H3O+ è presente nell'equilibrio dell'HCN. OH- è presente nell'equilibrio dell'ammoniaca. Ma noi sappiamo che H3O+ e OH- possono reagire fra di loro per dare l'acqua, perché partecipano all'equilibrio dell'acqua. L'equilibrio dell'acqua c'è sempre lì, anche se noi lo trascuriamo. Anzi, è lui il responsabile di tutto. È l'acqua. È l'acqua che gestisce tutto là, sotto mentite spoglie. Quindi vuol dire che questo OH- che è presente nell'equilibrio dell'ammoniaca, influenza l'equilibrio dell'HCN. Ho detto che questi si chiamano equilibri simultanei, che si auto-influenzano uno con l'altro.
Se io cambio la concentrazione degli OH-, è chiaro che vado a influire anche sulla concentrazione degli H3O+. Perché? Perché c'è di mezzo l'acqua. Per esempio, se io trasformo OH- in acqua, ecco che questi H3O+ risentiranno di questo fatto. Se uno volesse calcolarsi esattamente il pH in queste condizioni, dovrebbe tenere conto, vi ho detto sempre ieri, sto ancora riassumendo, di due equilibri, quindi alla fine arrivereste a un sistema, avete bisogno di un sistema di equazioni, che io non faccio. Avreste bisogno di altre relazioni, come ad esempio il bilancio di massa, il bilancio di carica e via di seguito, io non lo faccio, per arrivare a un'equazione che vi dà il pH finale. Perché? Perché il sistema è molto complesso. È molto complesso. Ripeto, se volete divertirvi a farlo, fatelo, ma insomma avete ben altro da fare. Ci siamo fino qua? Allora arrivo alla domanda. Com'è che vi hanno detto che questa reazione produce il sale? NH4CN. Perché hanno evitato, o forse l'hanno fatto, io non lo so, di dirvi l'ultimo passaggio. Quel sale lì, NH4 più CN-, lo ottenete puro solo dopo che avete evaporato l'acqua. Solo dopo che avete evaporato l'acqua. Quando voi togliete l'acqua, vedete che cosa succede al sistema? Il sistema, togliendo l'acqua, il sistema lentamente produce sempre più NH4+ e sempre più dei CN-. Quest'acqua qua, quando voi evaporate tutto, ottenete alla fine, come dicevamo ieri, solo lo ione CN- e solo lo ione NH4+ allo stato solido. Perché mano a mano che evaporate l'acqua, questa qui va via. Che cosa succede all'equilibrio? L'equilibrio si dovrebbe spostare a sinistra. In realtà che cosa succede? Succede che l'H3O+, che è presente nell'equilibrio dell'HCN, reagisce con l'OH- per produrre più acqua. Perché? Perché voi gliela state portando via l'acqua. E allora il sistema come reagisce? Producendo più acqua. Ma producendo più acqua vuol dire che fai fuori degli H3O+, vuol dire che fai fuori degli OH-. Ma se questo è vero, vuol dire che questi equilibri non è che si spostano a sinistra, si spostano a destra. E allora producete più CN- e più OH-. Quando avete eliminato tutta l'acqua, vedete la reazione. Io ho fatto la somma delle due reazioni. Quello che vedete sotto è la somma. Vedete che l'acqua scompare? Vedete che l'acqua scompare dal punto di vista algebrico? Quindi, se io tolgo l'acqua completamente, qual è il risultato di questa reazione? È la formazione degli ioni NH4+ e CN-. Quando ho tolto tutta l'acqua, io resto solo con gli ioni. Ma siccome non c'è più liquido, questi ioni hanno come unica alternativa hanno di assemblarsi in un composto ionico che voi chiamerete sale. Ecco l'ultima cosa che non vi avevano detto. Per ottenere il sale puro dovete evaporare l'acqua. Ok? Finché voi ci lasciate l'acqua, in realtà voi avete la presenza simultanea di questi due equilibri. E in questi due equilibri sono presenti tutte le specie. È presente HCN, è presente CN-, che è la sua base coniugata, è presente NH3 ed è presente NH4+, che è il suo acido coniugato. Tutto c'è. C'è tutto. E perché c'è tutto? Perché questi qui sono soggetti a questi equilibri. Ditemi se avete capito anche a casa. Ci siete?
Quindi quando scrivete una reazione acido-base, non è una reazione, non è altro che la somma di due equilibri. Avete capito? Quando vi scrivono HCN più NH3 che vi dà NH4 più più CN meno, quella è la somma di tutte quelle reazioni, di tutti quegli equilibri. Quando vi dicono HCl, vabbè, quello è un'altra cosa, HCl più NH3 ancora, non me ne viene in mente un altro, che vi dà NH4Cl, cloruro d'ammonio, quella è la somma della reazione fra HCl, fra le HCl che si dissocia in acqua e NH3 che fa la stessa cosa che abbiamo visto qua. Quindi in realtà le reazioni acido-base non sono reazioni chimiche. Non sono reazioni chimiche vere e proprie. Sono il risultato dell'evaporazione del solvente acqua dopo che io ho messo in acqua l'acido e la base. E l'acido ha fatto quello che fa l'acido e la base ha fatto quello che fa la base. Qualcuno è sorpreso di questa cosa? Infatti vedete che non si mette mai la doppia freccia nelle reazioni acido-base. La reazione fra un acido e una base, qualunque essi siano, non è una reazione di equilibrio. Gli equilibri sono quelli sopra. Quelli sono gli equilibri. È in realtà la somma algebrica di quei due equilibri. Lei dice, ma io ci credo poco a Duatti. Perché dice sempre delle cose che a me non me le avevano dette. Gliele avevano dette così? No. Io cerco sempre lo scoop. Vi ho detto che cos'è una reazione acido-base. Qual è il risultato finale di tutta questa storia? Compresa l'evaporazione del solvente, che è un modo, se qualcuno vi chiedesse, io voglio ottenere lo ione ammonio puro, lo voglio andare a comprare dal droghiere, come faccio ad averlo puro? Prendo dell'ammoniaca e la metto in acqua, dura perché sì, si forma dell'NH4+, ma resta anche dell'ammoniaca. E nessuno riesce a dirvi, se uno vi dice, toh, tieni un chilo di ammoniaca, lì c'è anche l'NH4+. Lo devo mettere in acqua e poi come faccio a isolarlo? Per isolare gli ioni, in particolare NH4+, che è l'acido coniugato dell'ammoniaca, della base ammoniaca, dovete formare il sale. E per ottenere il sale puro dovete evaporare il solvente. Se no, riga. A questo punto, quando avete evaporato il solvente, cosa avete sul fondo del bicchiere? Avete dei cristallini di cloruro, di cianuro d'ammonio. Avete un composto ionico solido, bello solido, dove dentro avete però solo le specie CN- e NH4+. Adesso sì che potete dire che sono pure. Chiaro, stufato? Quindi, quando abbiamo fatto gli acidi e le basi deboli, abbiamo parlato della base coniugata dell'acido debole, ameno, e dell'acido coniugato della base debole, BH+. Vi ricordate la definizione? Adesso non fatemi andare troppo indietro. Eccole qua, vedete? Base BH+ e l'acido coniugato sarebbe NH3 e NH4+. D'accordo? La domanda è: come faccio a ottenere l'acido coniugato puro? Stessa cosa per gli acidi. No, dove è andato a finire? Eccoli qua. Mamma. L'ho fatta davvero lunga questa lezione.
Vabbè, insomma, ve lo ricordate l'equilibrio dell'acido, no? Eccolo qua. HA che mi dà H3O più e ameno. Domanda, come faccio a ottenere ameno puro? Acido acetico, come faccio a ottenere lo ione acetato puro? Ok? Ecco, dovete formare il sale. Dovete formare un sale. Se no, riga. Voi non potete ottenere le basi coniugate degli acidi o gli acidi coniugati delle basi in forma pura. Li ottenete sempre in equilibrio con il rispettivo acido e base coniugata. No? È chiaro questo punto? Sono stato troppo. Tutto chiaro? Lui dietro la maschera mi dice di sì. E lei è con quella maschera lì, le manca solo la maschera sugli occhi. Bene, bene, se è tutto chiaro questo, osta miseria, ripeto, questa lezione veramente l'ho fatta troppo lunga, però mi interessa, eccolo qua, dov'è che adesso. Eccolo qua, siamo tornati qua. Ultimo punto della nostra faccenda e poi ce ne andiamo a casa. Quindi, adesso voi sapete che la formazione di sali è un modo per ottenere le basi coniugate degli acidi deboli in forma pura. È d'accordo? Gli acidi coniugati delle basi deboli in forma pura. In forma pura. A questo punto ci possiamo chiedere, se io adesso prendo del cianuro d'ammonio e lo rimetto in acqua, non è più come sciogliere acido cianidrico e ammoniaca, no? Giusto? Io adesso una specie nuova, ho un'altra specie, una specie che è formata dall'acido NH4 più e dalla base CN meno. Siete d'accordo su questo punto? Se io lo sciolgo in acqua, è un sale, che cosa potrà succedere? Cosa succederà? Vediamo se c'è qua. Mamma mia, vi prometto che la rivedo questa. È un po' un casino. Non mi ricordo più perché questa era una lezione che avevo preparato per i biologi. Vabbè. Ah, eccolo qua. Questa è l'equazione generale. Allora. Vi ho chiesto che cosa succede secondo voi? Si dissociano, quello è sicuro. Se voi prendete del cianuro di ammonio e lo sciogliete in acqua, è un sale per cui si dissocia. Per cui voi quasi immediatamente ottenete in acqua gli ioni NH3, torniamo qua. NH3 più, NH4 più, scusate, e dov'è che è andata a finire? Mamma mia, non mi ricordavo più quanto fosse complicata questa lezione, eccola qua. Quando voi andate a sciogliere NH4CN in acqua, voi otterrete NH4 più, vero? E otterrete CN meno. Tutto si ferma lì? Ecco, bravissimo. Lui dice, ma se tu mi metti dell'NH4 più in acqua, quello è un acido.
Se tu mi metti del CN- in acqua, quella è una base. E allora che cosa faranno? Si comporteranno da acido e da base. Mi pareva di averlo scritto, eccolo qua. D'accordo? Scusate, datemi un secondo che ritrovo la diapositiva. Madonna, che figura che figura del picchio. Ecco qua. Vi prometto che ve l'aggiusto. Vi prometto che ve l'aggiusto. Non mi sono più reso conto che ho scritto tante di quelle questioni. Quindi lui dice: se tu mi metti del cianuro d'ammonio puro in acqua, io sono sicuro che lo ione ammonio che si forma, NH4 più, darà luogo a questa reazione. È vero o no? Quella che sto segnando con il cursore. È un acido NH4 più? Sì, e allora reagirà con l'acqua per dare che cosa? Cedendo un protone all'acqua che diventa H3O più e ridando ammoniaca. Questo processo si chiama idrolisi acida. Ma non è altro che la conseguenza ovvia del fatto che l'NH4 più è un acido. E noi l'abbiamo ottenuto in forma pura, sotto forma di sale, e poi lo abbiamo di nuovo sciolto in acqua. Quindi quello che ho fatto è studiare semplicemente l'acido puro NH4 più. Ci siamo? Quindi la prima cosa che succede è che si forma questo equilibrio qua. Questo è un equilibrio. Se è un equilibrio sarà governato da una certa costante di equilibrio, che viene chiamata costante di idrolisi. Quale sarà questa costante? KI. Dov'è? Quale sarà questa costante? Siete d'accordo che è quella che ho scritto sotto nell'ultima riga? Prodotti H3O più NH3 su reagenti. Questa è la KI. Questa si chiama costante di idrolisi per ragioni storiche. Per ragioni storiche. Questa costante di idrolisi è quella che governa l'equilibrio dell'acido NH4 più. Vedremo fra poco che la costante di idrolisi è collegata dall'equazione che già vedete scritta lì alla KB della base coniugata. Chi è la base coniugata dell'acido NH4 più? È l'ammoniaca. Allora, adesso fra poco dimostreremo che esiste una relazione fra la costante dell'acido NH4 più e la costante dell'ammoniaca KB. In particolare, la costante di idrolisi dell'acido coniugato è uguale a KV su KB, ma lo facciamo fra poco. Quindi addirittura voi riuscite a calcolarvi subito le costanti degli acidi, della costante degli acidi che voi avete formato isolando i sali. Va bene? Adesso lo facciamo subito. Allo stesso modo, ma non mi ricordo più dove sono le diapositive, CN- che cosa farà? Torno qua. Che cosa farà CN-? Questo. Se A e CN-, se A e CN- è una base. D'accordo? Se è una base, farà la base. E quindi potrà reagire con l'acqua per ridare HCN,
più OH meno, come fanno tutte le basi. Questo è un equilibrio, sarà governato da una costante, che anche questa chiameremo costante di idrolisi, in questo caso basica, che avrà questa forma. Ecco che cosa succede. Quindi, quando voi rimettete in acqua il sale che avevate isolato solido, i due pezzettini NH4 più e CN meno fanno quello che sono, si comportano per quello che sono. Uno è un acido debole e l'altro è una base debole. E quindi daranno luogo a due equilibri anch'essi simultanei. Siamo di nuovo da capo. Se io volessi calcolare il pH di questa soluzione, dovrei ricorrere a un sistema di equazioni. Noi non faremo di questi esempi. Quello che mi interessa adesso è che voi capiate che i pezzettini che si ottengono quando io isolo il sale, le componenti ioniche del sale sono a loro volta degli acidi e delle basi. Va bene? Ci siamo? Prof, può Mi dica. ripetere perché nella costante di equilibrio non si mette la concentrazione dell'acqua? Glielo ripeto subito. In tutto quello che stiamo dicendo noi adesso, l'acqua è il solvente. Quindi è diciamo, la specie chimica presente in maggiore quantità e in più è anche il solvente, per cui si può tranquillamente supporre che la concentrazione dell'acqua, quella che viene rappresentata da parentesi quadra H2O, praticamente non vari durante queste reazioni, praticamente rimanga uguale a se stessa. La concentrazione dell'acqua in se stessa abbiamo visto che è circa 55 molare. Per cui rispondo alla sua domanda in modo semplice dicendo: in tutte queste reazioni acido-base, la concentrazione dell'acqua la si può considerare costante, proprio perché è la parte presente in quantità enorme e soprattutto è lei stessa è il solvente. Quindi, se lei ha 1 litro d'acqua e lo divide in due parti, mezzo litro e mezzo litro, la concentrazione dell'acqua in mezzo litro non cambia rispetto alla concentrazione dell'acqua in 1 litro. Essendo il solvente, praticamente anche se voi frazionate l'acqua, il volume d'acqua, la concentrazione dell'acqua non cambia mai. Ecco perché la si considera costante e in generale viene incorporata nel valore della costante di equilibrio. Non so se è soddisfatto. Sì, ho capito. Perfetto. In tutte le reazioni che abbiamo fatto noi adesso, questa approssimazione vale. E infatti vedete che noi non consideriamo mai la variabile acqua. Bene. Allora, cosa abbiamo fatto adesso? Quindi abbiamo parlato di basi coniugate. Eccola qua. E abbiamo parlato di acidi coniugati. No, gli idrossidi abbiamo fatto ieri. Scusate ragazzi, questa è una lezione un po'. Queste diapositive non mi sono per niente utili. Allora, di che tipi di problemi ci occuperemo noi? Di quelli più semplici. Allora, adesso sappiamo calcolare il pH di un acido debole, il pH di una base debole, il pH di un idrossido. Adesso siamo arrivati al punto che ci chiediamo, possiamo calcolare il pH di un sale? Questi sali che sono formati da un catione che è l'acido coniugato di una base debole,
è un anione che è la base coniugata di un acido debole, richiedono parecchio calcolo per essere risolti esattamente. Ci sono casi più semplici? Ci sono dei composti dove io posso sciogliere in acqua o solo l'acido coniugato o solo la base coniugata, senza avere la presenza contemporanea di entrambi? Se io sciolgo NH4CN, quello di cui stiamo parlando, in acqua, alla fine mi ritroverò sempre il CN- e l'NH4 più. Posso inventare qualcosa, un composto, che sarà per forza un sale, dove ho solo NH4 più? Posso risolvere questo problema in modo tale che quando ho questo composto, che sarà per forza un composto ionico, e lo butto in acqua, quello mi produce solo NH4 più. L'altra parte non mi dà fastidio. Stessa cosa dicasi per il CN-. Posso io inventarmi un sale, un composto ionico, che quando lo butto in acqua mi produce CN- e io quindi posso studiare l'effetto sul pH della base CN- senza occuparmi della parte invece positiva, perché non influenza il pH? Come posso risolvere il problema? Chi risponde non fa l'esame. Tipi di composti ionici vado a cercare per mettermi in queste condizioni? Prendiamo il caso del CN-. Qui siamo sempre C'è nemmeno. Io voglio un composto che contiene CN-, ma che quando lo schiaffo in acqua è chiaro che io non posso avere una bottiglia di CN-. Degli anioni CN-, non li potete mettere dentro una bottiglia. Dovreste usare una bottiglia magnetica, come fanno i fisici quando voi fisici fate gli esperimenti. Ma in condizioni normali, dentro una bottiglia di vetro, il CN- non ci sta. Come faccio a farcelo stare? Guardate che ragionamento è semplicissimo. Se lui ha una carica negativa, dentro la bottiglia non ci sta. Dovrei annullare o perlomeno bilanciare quella carica negativa. Quindi mi servirebbe quello che si chiama un controcatione. Mi serve una specie carica positivamente che mi annulli la carica del CN-. A quel punto io costruisco un composto ionico, siete d'accordo? E lo posso mettere dentro la bottiglia. Tutto chiaro fino a qua? Abbiamo fatto un passo avanti. Bene. Quel catione lì, quale scegliereste? H più U? Lei dovrà fare l'esame. Si può prendere il potassio? Ecco uno che non fa l'esame. Passi dalla segreteria e lasci giù il nome. Ha detto il potassio. E la risposta è corretta. Cioè lui dice, io sciolgo in soluzione del cianuro di potassio e allora lì avrò una soluzione dove il pH è regolato solo dall'equilibrio che adesso abbiamo chiamato reazione di idrolisi, no? Del CN-, senza nessuna interferenza. Perché? Lo chiediamo sempre al vostro collega di casa? Glielo posso chiedere? Perché? Perché ha scelto il potassio? Perché ha una carica positiva. Ma certo, però
il suo collega qua aveva proposto l'H3O più, anche quello andrebbe bene, cioè una Beh, carica. perché in questo modo dopo il potassio, quando si dissocia, non va a interferire con gli ioni OH- con H3O+. Perché non va a interferire? Mentre l'H3O più interferirebbe? Beh, sì, l'idrogeno andrebbe a interferire dopo con il pH, con il Basta se va a pH. interferire. Se lei aggiunge degli H3O più assieme al CN meno, è la stessa cosa. H3O più H più nel nostro linguaggio è la stessa cosa. Ha capito? Usiamo gli H più per semplicità, così scriviamo di meno. Se lei aggiunge degli H più in acqua, anche se sono attaccati al CN meno, va a perturbare l'equilibrio dell'acqua? Perbacco se lo fa. Ma se lei aggiunge del K più, ci fa qualcosa all'equilibrio dell'acqua? K più può accettare un protone dall'acqua? No, carico positivamente come fa? K più può donare un protone all'acqua? Potrebbe farlo? Perché pensa di no? Il K più ce li ha dei protoni? Lo ione K più li ha i protoni? Ma dove sono i protoni? Sono là, sepolti dentro al nucleo. E le assicuro che per tirarli fuori ci vuole una reazione nucleare. Quindi, in conclusione, come dice il vostro collega da casa, K più è innocuo dal punto di vista del pH. È quello che si chiama lo ione innocuo. Gli inglesi, che sono sempre raffinati, lo chiamano gli ioni spettatori. Cioè, sono quelli che non intervengono nella reazione di equilibrio dell'acqua. Perché? Perché non possono scambiare protoni con l'acqua. Non possono né dargli né donarli all'acqua né accettarli, mi segue? E quindi cosa stanno lì? Stanno lì, sono degli ioni, se ne stanno lì in acqua, saranno circondati da molecole d'acqua, quello che volete, sono lì, punto, finito. Quindi tutto il discorso dell'equilibrio dell'acqua sarà solo influenzato dall'anione CN-. Quindi, conclusione, per poter avere la base coniugata CN- pura e nient'altro, non come quando avevo l'NH4 più che mi rompeva le scatole, devo formare dei sali con i metalli alcalini o alcalino-terrosi, per esempio. K più è un metallo alcalino. Potreste usare del sodio, Na più. Potreste usare del cesio, se avete i soldi. Potreste usare del magnesio, Mg2 più. È chiaro che verrebbe fuori MgCN due volte. Sono tutti sali che voi potreste utilizzare per avere la base CN- pura, pura, in acqua, senza ulteriori interferenze. Quindi il vostro collega a casa ha risposto corretto. È convinto adesso? Ma adesso viene l'altra domanda. Come cacchio faccio a farlo il KCN? Io intanto vado in mezzo a questa foresta di diapositive e le vado a trovare, perché le avevo fatte bene, poi adesso sono. Pensateci, arrivo, soluzione tampone.
Ma perché l'ho fatta così difficile? Eccolo qua. Ecco, vedete, è questo. Com'è possibile ottenere una base coniugata in forma pura? Cioè Cn-. Quindi vedete che, insomma, la logica c'era. Adesso solo che non mi ritrovo più. No, questa è la spiegazione. Con cosa lo fate reagire? Che reazione fate, in parole povere, per ottenere la base coniugata dell'acido cianidrico Cn- in forma pura, senza un controcatione che vada a interferire con il pH, come sarebbe per esempio se voi usaste l'ammoniaca. Se voi usaste la reazione NH3 più HCN per formare l'NH4 più e il Cn-, quando li andate a ributtare in acqua, l'NH4 più vi interferisce perché è un acido, giusto? Quello che abbiamo detto fino adesso. Se invece voi ci buttate il KCN, K più non dà nessun fastidio. Come faccio a fare il KCN? OH più HCN. Dica in voce alta, è arrivata la risposta giusta. Eccola la risposta che è qua. Si usa la reazione di un idrossido del metallo alcalino con l'acido corrispondente. Quindi per poter formare KCN dovete fare reagire KOH con HCN, fine della fiera. Quindi la reazione è fra l'idrossido e l'acido. Infatti l'idrossido è del tipo, perché funziona tutto? Perché l'idrossido è un composto ionico, qui l'ho indicato in modo generico come Y o HN volte. Quando voi mettete l'idrossido in acqua, questo si scompone in YNH nel catione e in OH-. Quando mettete l'acido HCN, qui è indicato con HA, in acqua, voi ottenete che l'HA dà luogo al solito equilibrio. Ma siccome avete messo dentro degli OH-, perché abbiamo detto e stradetto che quando mettete un idrossido in acqua è come se voi scaricaste OH- in acqua. Cosa farà quello OH-? Andrà a reagire con l'H3O più dell'acido di HCN per formare acqua. Alla fine, quando evaporerete il solvente, ed è l'ultima reazione, vedete, voi otterrete il composto YN più A meno N volte, cioè se Y è K più, otterrete il composto KCN. Ecco quello che succede. E questo deriva dalle proprietà degli idrossidi, perché cos'è un idrossido? È un composto ionico che quando lo buttate in acqua vi dà degli OH-. Qual è l'effetto di quegli OH-? È quello di neutralizzare tutti gli H3O più prodotti dall'HCN. Ma se fa questo vuol dire che l'equilibrio dell'HCN si sposta verso la base coniugata. A meno, Cn meno. Evaporando il solvente avete il solito risultato. Formate il sale, che però adesso sarà formato dalla base coniugata Cn meno, a meno, e dal catione innocuo. Catione innocuo. Ok? Ci siete? Quindi a questo punto vi potete chiedere, ecco, questi sono esempi, vedete, KCN, CACN e via di seguito. Quindi, eccolo qua. Riassumiamo.
Vi ho fatto vedere che cosa vuol dire fare una reazione acido-base. Se fate reagire un acido debole con una base debole, alla fine ottenete un sale che contiene l'acido e la base coniugata. Ma dovete evaporare il solvente. Se ributtate quel sale in acqua, avete che si riformano quegli equilibri multipli dovuti alla presenza dell'acido e della base coniugata. Se noi volessimo studiare in modo separato il comportamento della base coniugata o dell'acido coniugato, dobbiamo utilizzare dei sali dove una parte del sale è innocua dal punto di vista del pH. Nel caso delle basi coniugate a meno, ecco la diapositiva riassuntiva, a meno è il nostro CN meno, no? Noi dobbiamo produrre dei sali del tipo XN più, dove XN più è un catione innocuo. Come si fa a produrre questi sali? Facendo reagire un idrossido con l'acido. L'acido debole. A questo punto, quando voi andate a sciogliere il sale XN più per A meno, diciamo, che cosa succede in soluzione acquosa? Niente di eccezionale. La base coniugata A meno farà quello che farà di solito. Si metterà in equilibrio con l'acqua e darà quella che abbiamo chiamato l'idrolisi basica. Siete d'accordo? Siete tutti d'accordo? Il catione invece non vi interessa. Lo potete tranquillamente trascurare. Quindi vi trovate di nuovo in un sistema molto semplice. Un sistema dove solo una specie influenza il pH ed è A-, cioè CN-. Nel nostro esempio, avete bisogno di una costante per risolvere le equazioni. Qual è? La KI. Potete usare la KI per calcolarvi che differenza c'è. È una base come un'altra. Vedete che quell'equazione lì è molto simile a quella che abbiamo usato per le basi deboli? È giusto? Provo a tornare indietro. Per le basi deboli, eccola qua. Non era questa l'equazione che usavamo? E non è uguale? Solo che invece di chiamarla KB, la chiamo KI. Non è uguale? E allora alla domanda, come mi calcolo il pH? La vostra risposta pronta e spedita è qual è la formula che vi permetteva di calcolare il pOH di una soluzione di una base debole? Chi è che se la ricorda? Men logaritmo della radice di KB per la concentrazione. Qui che cosa sarà? Sarà men logaritmo della radice del prodotto di KI per la concentrazione della base A meno, che però è anche uguale alla concentrazione del sale. Soprattutto se il sale è KCN, la concentrazione del sale è anche uguale alla concentrazione di CN meno. È vero o no? Se avete una soluzione 1 molare di KCN, avete anche una soluzione 1 molare di CN meno. Quella è la formula, vediamo se l'ho scritta. No, non c'è. È perfettamente identica a quella che abbiamo dedotto studiando le basi deboli. Perché è identica? Ma perché CN- è una base debole. Non può essere diversa. L'unica differenza è che invece della KB della base debole avete la KI della
che non è altro che la costante associata alla base debole A meno. A meno, che per ragioni storiche viene chiamata costante di idrolisi. Mi dispiace per voi, ma la storia è la storia. D'accordo? Quindi vedete com'è tutto lineare, tutto connesso. Ripeto, il problema, noi abbiamo semplificato il problema e quindi negli esercizi che vi possono capitare, vi capiteranno solo dei sali formati da un catione innocuo e da un anione che proviene da un certo acido debole. Detto in altre parole, NaCN è uno di questi. Uno vi potrebbe chiedere: qual è il pH di una soluzione unomolare di NaCN? Uno dice: allora mi calcolo il pOH che sarà dato dal logaritmo della radice della KI del CN- per la concentrazione del sale. Le ho riassunte tutte queste formule alla fine. Tutto qua. Tutto qua. Chiaro? Quindi vedete che abbiamo ricondotto il problema a quello che abbiamo fatto prima. Del resto non può essere altro che così, perché se CN- è una base debole, seguirà il metodo di calcolo che abbiamo usato per le basi deboli. Qual è l'unica differenza? Che invece di usare la KB usiamo la KI. Ma, e qui le ore volano, ma attenzione, ho un vantaggio, che io quella KI me la posso calcolare. A parte che le avete tabulate, sulla tabella periodica le avete già tabulate, ma KI io la posso dedurre. La posso esprimere in funzione della KV e della KA dell'acido coniugato. Allora, A meno, siete d'accordo? A meno qui sta per CN meno, no? Quindi l'acido coniugato di CN meno è HCN, che avrà la sua KA, giusto? Bene, adesso vi faccio vedere che la KI dello ione CN meno, che è una base, la si può dedurre in funzione della KA dell'HCN e della KV dell'acqua. Allora, se io conosco la KA dell'acido, immediatamente posso trovare la KI della base coniugata. Perché questa relazione esiste? È scritto qua. Ditemi se vi funziona. È veramente una stupidaggine. Prendete la KI, siete d'accordo che la KI è quella lì? Torno indietro. La KI rappresenta questo equilibrio. Tutti d'accordo? Tutti d'accordo? Bene. Moltiplicate sopra e sotto per H3 o più. La frazione non cambia. Giocate un po' di fantasia. Dopo che avete moltiplicato per H3 o più sopra e sotto l'espressione iniziale, potete riconoscere il prodotto H3 o più per OH meno, che non è altro che la KV. E quello che rimane HA diviso A meno per H3 o più non è altro che l'inverso della KA. Riuscite a vederlo? La KA dell'acido HA non è data da A meno per H3 o più diviso HA, e allora vuol dire che quella è l'inverso. Conclusione, la KI è uguale alla KV sulla KA. Niente di più semplice. Quindi, quando avete la costante dell'acido debole, voi avete immediatamente anche la costante della base coniugata. Della base coniugata.
ragionando sulla costante, voi potete scoprire se la base coniugata è forte o debole. Come fate a sapere se è forte o debole? Basta fare il conto. Per esempio, Ka dell'acido, visto che stiamo parlando dell'acido cianidrico, quindi A sta per CN. La K dell'acido cianidrico è circa 10 alla meno 10. Quanto vale la KI circa? 10 alla meno 4. Quindi è una base molto debole, CN meno, o è una base, insomma, non proprio debolissima? È debole, perché è inferiore a 1. Però vedete, ricordate l'acido formico è dell'ordine 10 alla meno 4, quindi comincia già a sentirsi gli effetti. CN- è una base debole, ma non troppo debole, perché ha una costante KI dell'ordine di 10 alla meno 4. Quindi non è vero che se l'acido coniugato è debole, è debole anche la base coniugata, no? Nein, anzi, semmai è il contrario. Se l'acido coniugato è debolissimo, la base coniugata, insomma, la sua forza aumenta. Chiaro? Quindi, quando voi andate a risolvere un problema dove vi sbattono del cianuro di potassio in acqua, cosa dovete fare? E vi danno la concentrazione del sale, voi non dovete fare altro che applicare la formula POH uguale a men logaritmo della radice di KI per la concentrazione del sale e a KI andate a sostituire KV su KA. Fate il conto del POH e dopo risalite il pH. Fine. È difficile? Quindi questa formula la potete aggiungere a quelle che abbiamo già fatto. Adesso voi sapete come calcolarvi il pH di un sale che è formato da un catione innocuo, che in genere è un catione di un metallo alcalino o alcalino terroso, e una base coniugata di un certo acido debole. Questo vale per tutti gli acidi deboli, quindi noi abbiamo fatto il caso del CN-. Vabbè, però se invece del CN-, per esempio, l'acido fluoridrico è un acido debole. Se voi sciogliete il fluoruro di sodio in acqua, voi vedrete che il pH sarà basico. Sarà basico perché l'idrolisi produce degli ioni OH-. Sarà leggermente basico, invece se ci mettete il CN-, sarà parecchio basico. Perché lo ione CN- produce degli OH-. È una base. Se mettete una base in acqua, siete d'accordo che il pH sarà alcalino? E ora? Sciogliere NaCN in acqua è come sciogliere una base debole in acqua. Quindi il pH sarà alcalino, sarà basico. Ci siamo? Uno dice, ma che palle. Lo so. Io volevo farvelo velocemente e poi mi sono infognato in queste maledette diapositive che invece sono molto più prolisse. Visto che abbiamo quasi finito, la prossima settimana fate fisica, spero. Quindi farete la temperatura. Cos'è la temperatura? Ma no, proprietà estensive, proprietà intensive, mamma mia. Cos'è la temperatura, ragazzi? Cos'è
Cosa misura la temperatura? L'energia cinetica. Anche quando parlate di energia cinetica, vi faccio una domanda. Voi potete misurare con i metodi che abbiamo tutta l'energia contenuta in un gas? No. La temperatura vi dà l'energia di quel gas? Temperatura è solo proporzionale alla velocità media delle molecole, quindi non vi dice tutta l'energia. Quindi la temperatura non vi dà la quantità di calore che c'è dentro al gas. È vero o no? Con la temperatura riuscite a calcolare il calore che c'è dentro al gas? No, perché no, non potete assolutamente. E allora, sta temperatura va bene che è in qualche modo in relazione all'energia cinetica, quello che volete, ma lei cosa misura? Cosa misura la temperatura? Perché l'hanno inventata? Voi siete iscritti a fisica, vero? C'è qualcuno a casa che sa rispondere? Poi andiamo a casa. La temperatura è una misura dell'equilibrio termico fra due corpi. Punto. È come quando misurate il livello dei liquidi, no? Se voi prendete dei contenitori di forma diversa, ma comunicanti, no? E li riempite d'acqua. Siete d'accordo che l'acqua nei contenitori, anche se hanno forme diverse, raggiungono lo stesso, è il principio dei vasi comunicanti, no? Quindi il livello dell'acqua che cosa rappresenta? Rappresenta l'equilibrio fra l'acqua che è presente nei vasi comunicanti. Ebbene, la temperatura è esattamente la stessa cosa. Vi rappresenta il livello di equilibrio quando i corpi vengono posti a contatto e naturalmente raggiungono l'equilibrio termico. Quindi per definire la temperatura, la prima cosa importante è che i corpi siano in equilibrio termico. E la temperatura è una misura dell'equilibrio termico. Punto. Riga. È una quantità che misura un equilibrio. Voi non riuscite a misurare l'energia cinetica delle molecole se il sistema non è all'equilibrio. Quindi di nuovo torniamo al concetto fondamentale di equilibrio. La temperatura è una misura di un sistema all'equilibrio, in particolare è la misura l'equilibrio termico fra corpi a contatto e deriva dal principio base che dice che due corpi a contatto sono sempre in equilibrio termico. Sempre. Principio zero, roba del genere. La temperatura è una misura di quell'equilibrio. Quando due corpi sono a contatto, sono in equilibrio termico. Dopo, se io ho due corpi a contatto, sono in un certo equilibrio termico. Ne prendo altri due e li metto a contatto? Bene, saranno in un altro equilibrio termico. Come faccio a associare la temperatura qua e qua? Devo prendere un terzo corpo, che lo prendo come misura, un termometro, lo metto a contatto con i primi due e gli faccio raggiungere l'equilibrio termico. Ho una scala, perché mi baso sulle proprietà meccaniche del termometro, la scala raggiunge un certo valore. Allora dico che la temperatura dei due corpi a contatto è quella lì.
Faccio la stessa cosa con gli altri due e naturalmente la scala raggiungerà un altro valore e allora dirò che quei due corpi hanno un'altra temperatura. Ma come la misuro io la temperatura? Sempre attraverso lo stesso processo. Metto il termometro a contatto con i corpi, cioè gli faccio raggiungere l'equilibrio termico, perché solo così posso definire la temperatura. Quando vi misurate la febbre, voi prendete un corpo di riferimento, lo mettete a contatto e attendete che raggiunga l'equilibrio termico. Tirate fuori, guardate la scala e dite: ah sì, la mia temperatura è questa. Quella è la temperatura. È per questo che io dico e chiudo la lezione. Questa è una chiacchierata a latere, che se uno introduce la temperatura usando immediatamente il formalismo cinetico, il formalismo molecolare, voi mica la capite che cos'è la temperatura. Perché la temperatura esisteva molto prima della teoria di Dalton. Allora prima come facevano, poveretti? Se non avevano la teoria statistica, le molecole, come facevano quei poveracci a definire la temperatura? Eppure l'avevano definita. La temperatura è una proprietà dell'equilibrio. Torniamo ai gas, è una delle variabili di stato, PV e T. Perché è una delle variabili di stato? Per questa ragione. Perché è una misura dell'equilibrio termico. Fisici, adesso come siete messi? Vi anticipo l'ultima cosettina che ci manca da fare, ma lo faremo la prossima volta. Io aggiusto, vi prometto che aggiusto questo selva di diapositive. Ci manca l'ultimo punto. Io adesso vi ho fatto vedere come si fa a ottenere un sale che contiene un catione innocuo e la base coniugata. Giusto? C'è anche l'altro problema. Che tipo di sale mi devo inventare per invece avere l'acido coniugato puro? E qualcosa che sta dall'altra parte che non mi dia fastidio. Esempio, come faccio ad avere un composto ionico che contiene NH4 più è un anione per forza. Un anione che però non mi dia fastidio. Questo lo rimandiamo a dopo questa, alla settimana successiva, perché adesso prenderebbe troppo tempo. Io da casa ci sono domande? Allora, io ho due cose da fare. Rimettervi un po' di ordine in queste diapositive e poi ve le carico e poi vi carico qualche problema, perché adesso le equazioni cominciano ad arrivare, no? Per cui con queste equazioncine voi i problemi dovreste risolverli. Tutto chiaro? Non ci sono domande? Se non ci sono domande, interrompo la registrazione. Dov'è? Eccolo qua. Dov'è sta registrazione? Interrompi.